Ciao ragazzi e benvenuti alla seconda parte sul Museo della Cultura Tibetana di Sinin. Andiamo subito a vedere che cosa ho scoperto in questa nuova parte del museo. Il museo si divide in due parti, quella parte lì, quel palazzo lì e questo palazzo qua. Quindi adesso sono arrivata in questo nostro nuovo palazzo della cultura tibetana. Questo piano del museo è tutto dedicato ad un'enorme rappresentazione di Tanga, ovvero, come già visto, di immagini tradizionali tibetane dipinte a mano, spesso di natura religiosa. Questo lungo capolavoro Tanga racconta ciò che è l'universo tibetano nel suo aspetto storico, culturale e religioso e costituisce una vera e propria enciclopedia illustrata lunga 618 metri, realizzata in ben 27 anni e che ha coinvolto 400 esperti di Tanga. Inutile dire che la sua maestosità nel 2000 le ha fatto aggiudicare il Guinness dei primati per il suo genere. È un'opera veramente stupefacente a cui queste immagini non rendono onore. Ho passato tutto il tempo a bocca aperta dicendo "Oh mio Dio!". Vediamo velocemente le sue sezioni per tema. Questa è la sezione della storia tibetana con i vari re, eroi tibetani e le dinastie che si sono succedute nei secoli. Come potete vedere, le rappresentazioni sono veramente ricche di dettagli e particolari interessanti. Però servirebbe veramente un esperto o una guida che vi accompagni passo passo per dirvi tutti i dettagli di questa grandissima opera. Da questo punto possiamo notare una serie di figure mostruose e feroci chiamati Dharmapala, ovvero i protettori della religione, della morale o della legge. Sono la manifestazione irata di Buddha, Bodhisattva o figure divine. E sono caratteristiche del buddismo tibetano, ovvero il buddismo tantrico, che prende spunto dal tantrismo indiano. Le caratteristiche più comuni dei Dharmapala, come potete vedere, sono i loro ornamenti di teschi umani, le fiamme, le numerose braccia o le molteplici teste. Le si può anche ammirare durante l'amplesso, mentre brandiscono oggetti o armi, e infine mentre calpestano figure umane. Ogni Dharmapala ha una sua caratteristica, dei colori particolari e anche qui bisognerebbe avere una guida o qualcuno che spieghi ogni figura dettaglio per dettaglio, perché sono veramente delle figure complesse, ricche di simbolismo. Poi guardate anche, diciamo, le stesse più o meno cose, però vedete, quello in testa non ha i teschi, questo ha i teschi, questo è rosso con i teschi, non mi ricordo più da dove sono venuta. Fra le immagini che figurano di più nei templi tibetani ci sono sicuramente queste divinità intente nell'atto sessuale che fanno parte del Tantra Chakrasamvara. L'amplesso simboleggia l'unione fra compassione, resa con una divinità maschile, e saggezza, la sua consorte. La divinità maschile, cioè Samvara, è spesso rappresentata con una pelle blu, 12 braccia e 4 teste. Queste due figure, da considerare come un'unica cosa, sono spesso rappresentate mentre schiacciano con i piedi due figure umane che incarnano il nostro egoismo. È interessante notare che i teschi e gli scheletri simboleggiano sì la morte e l'impermanenza, ma non in modo negativo come fine di tutto. Insomma, i teschi e gli scheletri non sono un classico ricordati che devi morire, ma piuttosto dovrebbero far ricordare ai discepoli la ciclicità di ogni cosa ed essere non un monito, ma un modo per risvegliare la consapevolezza della vita. In questa parte del lungo Tanga sono esposti i vari mandala, ovvero immagini simboliche formate da cerchi e quadrati concentrici che servono ai discepoli come guida spirituale alla meditazione. Un mandala rappresenta un microcosmo e il palazzo del Buddha e delle divinità buddiste. Nella tradizione tibetana, il mandala è composto da cinque elementi che compongono il nostro universo, a loro volta rappresentati da cinque colori, ovvero giallo, bianco, rosso, verde e blu. Invece adesso vediamo tutti gli strumenti che sono stati utilizzati per fare questa enorme opera bellissima. E carboncini, matite, pennelli di ogni tipo, dal più grande al più piccolo, e poi tutti i vari minerali che sono stati utilizzati e che però non sono stati nominati. Quello mi sembra zolfo.
Addirittura petali, qualcosa che viene dai fiori, una polvere che si ricava da tutti questi minerali o piante. Infatti qui c'è questa pianta, questo che viene da una pianta. E sono stati utilizzati questi colori per fare questo capolavoro. Le figure che vediamo adesso invece si riferiscono alla religione originale del Tibet, ovvero il Bön. Nata come religione di natura sciamanica, il Bön è stata la religione principale del Tibet fino all'arrivo del buddismo, che pare avrebbe influenzato in modi diversi. Per esempio, si dice che le ruote e le bandiere della preghiera, le trappole per gli spiriti, i festival delle danze e l'accarezzare le pietre sacre siano tutte usanze provenienti dal Bön. Una delle caratteristiche del Bön, infatti, è la sua connessione con le pratiche magiche. In seguito, però, anche il Bön è stato influenzato dal buddismo e adesso ha caratteristiche più complesse proprio grazie a questa convivenza, comprese figure di discepoli e santi e un'iconografia simile a quella buddista. Quella all'inizio, io sono venuta da lì e ancora non è finito, fra l'altro, eh? Quindi, cioè, io adesso non mi metto a vedere tutte le immagini. Dopo le figure dei vari discepoli buddisti famosi, inizia la sezione dell'astronomia. Qui ci sono Tanga sul cosmo della tradizione Kalachakra. Bello, bellissimo. Questo. Le orbite del Sole, della Luna, delle stelle. E questo è il planetario. Infine c'è la sezione dei mantang, cioè i tanga dedicati alla medicina tibetana, di cui abbiamo visto i dipinti originali la volta prima. Per esempio questo tanga sulla fecondazione dell'embrione umano, che è identico a quello originale, oppure questo sulla fisiologia umana e le patologie. Cure, bellissimo, tutte le erbe, vedete per esempio. Questa serve per i polmoni, quell'altro serve il mal di gola. La medicina tibetana che usa questi vari elementi per la cura. Elementi che tra l'altro mi ricordano anche la medicina cinese, che ovviamente distinguiamo. Qua invece vediamo alcune figure dell'opera tibetana. Che mi piacerebbe vedere dal vivo, ma non so se avrò questa possibilità. Quella è una tenda tipica. Questa è una danza pure tipica tibetana, che scusate la pronuncia, si è chiamata Dorje Kyadram. Queste figure mostruose, qui ci sono musicisti che usano questi strumenti tipici tibetani, queste trombe lunghe. Festività, celebrazioni, danze, cose varie. Oh, questo sì. Questo sì, è vero. Questo è vero, ragazzi. Allora, praticamente, secondo la tradizione tibetana, il corpo di una persona, quando muore, non va sepolto, perché questo sarebbe un grande peccato, per il ciclo della natura. Quindi, per fare il suo corso, il corpo non viene neanche spesso buttato così intero per strada, ma viene fatto a pezzi e lasciato in pasto agli animali. Quindi c'è proprio una persona fatta apposta che prende e fa a pezzi i corpi umani. Questa è una pratica molto antica, ancora presente in alcune parti del Tibet. Ricordate questo cavallo che abbiamo visto anche l'altro giorno nel Kumbun Monastery? È il cavallo del vento delle offerte, vabbè, il cavallo delle offerte. E questi animali che abbiamo visto in tutti i templi buddisti dove siamo andati fino adesso, a Sinin, l'elefante, la scimmia, quell'animale che non riesco a capire, neanche quell'altro là sopra, questi quattro animali simboleggiano l'armonia. Io non ho parole, ragazzi, voi avete visto con i vostri occhi anche, è un'opera fantastica. Vale la pena di venire qui, è addirittura gratis l'entrata al museo, quindi se passate per Sinin dovete per forza farci un salto. Se posso consigliarvi, forse la parte più bella è quella appunto dove ci sta quel quadro lungo, che è la parte più nuova. Quindi delle strutture che vedete qua, adesso ve le faccio vedere.
praticamente vedete queste due strutture. Questa è quella vecchia, dove ci sta la parte della medicina tibetana, mentre quell'altra è quella nuova, dove ci sta il quadro lungo. Io vi consiglio di andare più lì che qui, nel senso qui ci sono le cose più antiche, ma c'è molto poco da vedere. Invece lì ci sono tre piani di museo da vedere, in cui l'ultimo piano è proprio tutto dedicato a quella, a quel quadro, quella pittura enorme. Quindi sì, assolutamente venite. Eccoci alla fine del video, fatemi sapere in un commento qui sotto che cosa ne pensate di quest'opera fantastica che si è guadagnata il Guinness dei primati. Come potete ben immaginare, sono rimasta veramente stupefatta per tutto quanto il tempo. Noi ci vediamo in un prossimo video e per ora vi mando un bacio. Muah!